Bentrovati da Piazza Lanza, siamo davanti al carcere di Piazza Lanza di Catania con l'avvocato Giuseppe Lipera per una edizione un po' particolare di Scusi avvocato, cosa ne pensa? E perché? Perché partiamo dalla trattativa Stato-mafia, tutti i carabinieri assolti, compreso Dell'Utri, ed è stata rimodulata la condanna per Bagarella, per Leonardo Bagarella. Ma avvocato, perché siamo qui, in particolare in Piazza Lanza, con alle spalle il carcere? Perché tu mi hai dato appuntamento qua, quindi ci siamo visti qua, casualmente. Casualmente. E poi il carcere è anche questo un posto brutto, molto brutto, che comunque fa parte dell'apparato giustizia italiano. Per questo siamo qua. Trattativa Stato-mafia. Non ho mai creduto a questo processo, perché bisogna dire, cioè uno, a una persona gli devi contestare un furto, un omicidio, una rapina, cosa gli contestavano a questi? Non si è mai capito. Mi pare che i giudici della Corte d'Assise di Appello di Palermo hanno aggiustato le cose, almeno io la vedo in questo modo. Cosa accadrà adesso? Perché già le prime reazioni polemiche sono arrivate. Va bene, c'è gente, tanta gente stupida in giro. Cosa accadrà? Accadrà che verranno fuori le motivazioni, poi chi ha da fare ricorso farà ricorso. Ci spostiamo da questa parte, avvocato, per favore. Mettiamoci qua da questa parte, mettiamoci in luce. In luce favorevole per quel che riguarda appunto. Io questa sentenza la considero, sai, come ogni tanto nasce una rosa. Perché non si è mai capito cos'era questa trattativa Stato-mafia, perché il generale Mori andava a trattare con un delinquente. Per favore, Ricchi, sua sorella. Baggianate. A proposito di giustizia, parliamo della riforma della giustizia, prendendo spunto da un articolo sul Libero di Filippo Facci, prestigiosa firma appunto del quotidiano milanese, che... Libero. Libero in particolare, Libero, l'ho già detto, che a un certo punto... rievoca Mani Pulite, il 92, la primavera. C'è un motivo, Filippo Facci per me è un grande, lo fa per un preciso motivo. Siccome ora si sta parlando tanto di questa riforma del codice di procedura penale, come se arriva la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, Filippo Facci dice, visti i precedenti, ci credo poco sostanzialmente, infatti è intitolato Visti precedenti questo suo articolo in prima pagina sul Libero. E si rifà al nuovo codice di procedura penale del 90, ma poi scoppiò Mani Pulite. Quindi il problema non sono tante le norme processuali. L'ha capito lei qual è il problema? Diciamolo ai nostri telespettatori. Sì, bisogna cambiare le teste. Sempre là siamo? Sempre là siamo. E in particolare poi Filippo Facci dice, a proposito della riforma Cartabia, bisognerà vedere chi realmente poi potrà applicare, chi sarà in grado di applicare le riforme di Marta Cartabia, la Guardia Sigilli. Io infatti sono del parere che io personalmente abolirei tutte le leggi, tutte le leggi, forse lascerei, sai che cosa, i 10 comandamenti, che racchiudono tutto. Il problema è che poi a giudicare un potere sovrumano devono essere uomini eccelsi, anime nobili, intelligentissime, dotate di equilibrio e del dono dell'equità. Anche se siamo fuori luogo per parlare di questo argomento, vorrei parlare del ponte sullo stretto, perché altrove fanno i fatti e da noi ne parliamo da circa 30, 40, 50 cosa? Anni. Io avevo 5 anni quando sentivo parlare del ponte sullo stretto, quindi più di 60 anni. E forse se ne parlava anche prima, il povero Tonizzermo c'è morto su questa storia. Io sono convinto di una cosa, che se viene eletto al prossimo presidente della regione, governatore come dicono i giornalisti, e Scateno De Luca, detto Cateno De Luca, il ponte si fa. Vero? Sì, ne sono convinto. Ha tutte le caratteristiche il sindaco De Luca perché è determinato, sembra carico di ideali, di passione, e ci vuole questo per realizzare le cose.
perché ponti molto più grandi dello stretto di Messina in Cina e in Giappone li hanno fatti, da noi anche tra Svezia e Danimarca è un miracolo, da noi ci vuole l'uomo. Avvocato, a proposito di Catania, qui siamo in Piazza Lanza, un riferimento alla pescheria, perché le botteghe storiche della pescheria di questo quartiere unico, straordinario di Catania sono svanite, sono chiuse, sono in pieno degrado e chiaramente abbandonate. Lei lo deve chiedere, questa domanda tu la devi fare prima Enzo Bianco, che ha chiuso la pescheria, la via Dusmet, che io ho definito via della desolazione, e poi Enzo Salvo Pogliese, il quale aveva detto no, ora io appena sarò eletto non è cambiato nulla. E fra le tante cause del degrado della pescheria, gli uffici che sono scomparsi eccetera, c'è anche questa isola pedonale per quel tizio che ama la mobilità sostenibile, non so dove l'ha studiato, in quale libro. Hanno rovinato una cosa storica che ci invidiava tutto il mondo. Io tuttora vedo turisti che vengono a Catania per andare in pescheria, si fanno le foto eccetera, ci stanno mettendo tutto per farla finire. Non ci sono più quei negozietti, perché a parte il pesce c'erano altri negozietti, altre cose di commercio, non ci sono più. Anche se in questo momento l'emergenza assoluta per i catanesi è la raccolta dell'immondizia per il problema della discarica di Lentini. La politica lo sapeva, non è mai intervenuta e forse gioca anche sulla calamità, sull'emergenza, perché quando spunta la parolina magica emergenza arrivano tanti sì, aprono tante porte. Questo è il combinato disposto Pogliese Musumeci, ecco, ha prodotto questo. Non abbiamo la pescheria, si chiude. Non abbiamo il ponte sullo stretto, siamo sommersi di spazzatura. Complimenti. Grazie avvocato, buona giornata. Arrivederci.